Lezio Divina, lunedì 5 giugno 2023, tempo ordinario. Lettura dal Vangelo secondo Marco 12, 1-12. In quel tempo Gesù prese a parlare ai sommi sacerdoti, agli scribi e agli anziani in parabole. Un uomo piantò una vigna, vi pose attorno ad una siepe, scavò un torchio, costruì una torre, poi la diede in affitto a dei vignaioli e se ne andò lontano. A suo tempo inviò un servo a ritirare da quei vignaioli i frutti della vigna, ma essi, afferrandolo, lo bastonarono, lo rimandarono a mani vuote. Inviò loro di nuovo un altro servo, anche quello lo picchiarono sulla testa e lo coprirono di insulti. Ne inviò ancora un altro e questo lo uccisero, e di molti altri che egli ancora mandò, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Aveva ancora uno, il figlio prediletto, lo inviò loro per ultimo dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei vignaioli dissero tra di loro: questi è l'erede, su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. E afferratolo, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà a sterminare quei vignaioli e dare la vigna ad altri? Non avete forse letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Allora cercarono di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro, e lasciatolo se ne andarono. Riflessione. Gesù si trova a Gerusalemme, è l'ultima settimana della sua vita. È ritornato sulla piazza del Tempio, Marco 11:27. Dove ora comincia il confronto diretto con le autorità. I capitoli 11 e 12 descrivono i diversi aspetti di questo confronto con i venditori del Tempio, Marco 12, 11, 26, con i sacerdoti anziani e scribi, Marco 11, 27, 12, 12, con i farisei e gli erodiani, Marco 12, 13, 17, con i sadducei, Marco 12, 18, 27, e di nuovo con gli scribi, Marco 12, 28, 40. Alla fine, dopo il confronto con tutti loro, Gesù commenta l'obolo della vedova, Marco 12, 41, 44. Il Vangelo di oggi descrive una parte del conflitto con i sacerdoti, anziani e scribi, Marco 12, 1, 12. Tutti questi confronti fanno capire più chiaramente ai discepoli e a tutti noi quale è il progetto di Gesù e quale è l'intenzione degli uomini di potere. Bene. Marco 12, 1, 9. La parabola della vigna, risposta in diretta di Gesù agli uomini di potere. La parabola della vigna è un riassunto della storia di Israele, un bel riassunto tratto dal profeta Isaia, Isaia 5, 1, 7. Per mezzo di questa storia Gesù dà una risposta in diretta ai sacerdoti, scribi, anziani, che gli avevano chiesto: con quale autorità fai queste cose? Chi ti concede autorità per far questo? Marco 11, 28. In questa parabola Gesù rivela l'origine della sua autorità. Lui è il figlio, l'erede. Marco 12, 6.
denuncia l'abuso di autorità dei vignaioli, cioè dei sacerdoti e degli anziani che si occupavano del popolo di Dio. Marco 12,3-8. Difende l'autorità dei profeti, inviati da Dio, ma massacrati dei vignaioli. Marco 12,5. Maschera le autorità che manipolano la religione ed uccidono il figlio perché non vogliono perdere la fonte di reddito che sono riuscita ad accumulare per sé lungo i secoli. Marco 12,7. Marco 12,10, 12. La decisione degli uomini di potere conferma la denuncia fatta a Gesù, da Gesù. I sacerdoti, gli scribi e gli anziani capirono molto bene il significato delle parabole, ma non si convertirono. Anzi, mantennero il loro progetto di prendere Gesù. Marco 12,12. Rifiutano la pietra fondamentale. Marco 12,10. Ma non hanno il coraggio di farlo apertamente, perché temono la gente. Così i discepoli e le discepole di Gesù devono sapere che lì le aspetta e seguono il Maestro. Se seguono il Maestro. Gli uomini di potere di quel tempo di Gesù, nei capitoli 11 e 12 di Marco, appaiono alcuni uomini di oggi, sacerdoti, anziani e scribi. Marco 11,27, non di domani. Farisei e erodiani, Marco 12,13, non di dopodomani, sadducei, Marco 12,18, sacerdoti, erano gli incaricati del culto del Tempio, dove si raccolgono le decime. Il sommo sacerdote occupava un posto centrale della vita della gente, soprattutto dopo l'esilio. Era scelto tra le famiglie che detenevano più potere e ricchezza. Anziani o capi del popolo erano i capi locali nei villaggi e nelle città. La loro origine veniva dai capi delle antiche tribù, scribi e dottori della legge. Erano gli incaricati all'insegnamento, dedicavano la loro vita allo studio della legge di Dio ed insegnavano alla gente come osservare in tutto la legge di Dio. Non tutti gli scribi seguivano la stessa linea. Alcuni erano legati ai farisei, altri ai sadducei. Farisei. Fariseo significa separato. Loro lottavano affinché per mezzo dell'osservanza perfetta della legge, della purezza, la gente riuscisse ad essere pura, separata e santa come esigono la legge e la tradizione. Per mezzo della testimonianza esemplare della loro vita dentro le norme dell'epoca, loro governavano in quasi tutti i villaggi di Galilea. Erodiani era un gruppo legato al re Erode Antipa di Galilea, che governò dal IV secolo avanti Cristo fino al XIII secolo dopo Cristo. Gli erodiani formavano parte di una elite che non aspettava il regno di Dio per il futuro, ma che lo considerava già presente nel regno di Erode. Sadducei erano con elite e aristocratica di ricchi, commercianti e latifondisti. Erano conservatori, non accettavano i mutamenti difesi dai farisei, come per esempio la fede nella risurrezione e l'esistenza degli angeli, nel Sinedrio. Era il tribunale supremo dei giudici, con i 7 membri tra sommi sacerdoti, anziani, farisei e scribi. Aveva un ruolo di grande potere presso la gente e rappresentava la nazione presso le autorità romane.